Sì, diciamo che abbiamo provato e il gol iniziale ci ha un po' messo in difficoltà, però visto che abbiamo preso i primi minuti potevamo e dovevamo fare qualcosa di più. Al di là del discorso dei giovani, io ho piena consapevolezza di avere un gruppo capace di poter far bene in questo campionato e non è questa partita che sicuramente cambia il mio pensiero. Di fronte ho visto un avversario sicuramente importante che è stato sicuramente agevolato dal gol iniziale che hanno trovato e sull'entusiasmo hanno mantenuto per ben 90 minuti. Non è mai facile la prima. Io oggi sono felice perché comunque incontravamo una squadra, è vero che è giovane, ma una squadra con degli atleti validi, perché a volte non vuol dire sinonimo gioventù e la squadra non c'è. Quindi è capocasa, diversi ragazzi validi, specialmente il tandem d'attacco, lo temevo molto. Infatti noi oggi siamo messi a tre apposta per contenere i loro attaccanti. L'unica cosa che un po' mi dispiace è la gestione del risultato, che siamo andati in vantaggio dopo 5 minuti, lì è come se abbiamo mollato. Invece non puoi permetterti queste cose in questi campionati. Infatti fin quando non abbiamo fatto il secondo abbiamo sempre rischiato una squadra che comunque fino alla fine ci ha tenuto in gara e ci ha fatto soffrire come tutte le partite, sono tutte così. Comunque faccio i complimenti all'Alba Adriatica perché comunque sono organizzati e con il loro tandem offensivo daranno fastidio a diverse squadre.